Bentornati, bentornati a Flop Calcio. Siamo di nuovo qui e tra pochissimo avremo in collegamento una pagina con cui collaboriamo da tantissimo tempo, direi. Esatto. Ormai sono diventati degli amici, praticamente, più che dei colleghi, degli amici. La pagina è chiamarsi Bomber senza apparenti meriti sportivi, che sarebbe il ciao Bomber quando incontri un tuo amico per strada e fai ciao Bomber. Pur non avendo magari meriti sportivi. Magari non ha mai giocato a calcio. Tu lo chiami Bomber, ma lui non ha mai visto un pallone da calcio. Pagina questa che ha una storia un po' particolare. Sì. Poi ne parleremo con l'admin, perché si chiama così, chi gestisce una pagina Facebook. Che è diventato un must, no? Questa pagina ha dato vita a un fenomeno vero e proprio, che è quello del bomberismo. Bravo Michele. Cioè il bomber è colui che non è un vero bomber sul campo, ma un vero bomber fuori dal campo. Ma facciamocelo spiegare da uno dei fondatori della pagina, che è Bomber Rouge. Rouge, ci senti? Pronto? Oh, buonasera, Bomberoni. Buonasera. Oh, ecco qua. Che voce. Ti abbiamo dato l'appellativo di Bomber, perché anche tu ti senti un po' Bomber. Insomma. Ah, beh, sì, è stato ad honorem, diciamo. Ah, beh, certo. No, Bomber. Vabbè, comunque, sì, alla fine ormai ci chiamiamo un po' tutti così, visto da come è nata, insomma, da questo bomberismo che sta sta dilagando. Oltre 200 e passa mila fan su Facebook. Sì, più di 250.000. Sì, sono soddisfazione. Certo. Ci sono tanti bomber. Ma per chi ancora non sapesse bene cos'è questo bomberismo, ce lo puoi spiegare? Chi è il vero bomber? Sì, allora, sentivo la vostra spiegazione, direi che c'è poco da aggiungere. Nel senso, il bomber è quello... Allora, noi qua, nella nostra zona, io sono di... provincia di Pavia come voi, quindi siamo vicini di casa. Sì, è una zona in cui si usa molto dire questo, quasi come un intercalare, no? Ciao bomber. Poi abbiamo scoperto così che il bomberismo è dilagato anche al resto d'Italia, che ci sono posti, voglio dire, anche a Roma si chiamano così, insomma. Ed è stato un po' una Roma sorpresa, sarebbe tipo, non so, Bella Bomber. Bella roba Bomber, sì. E quindi è stata un po' una sorpresa notarlo in tutta Italia, ecco. E ovviamente le caratteristiche del bomber sono quelle che dite voi, cioè il bomber non è tanto l'attaccante prolifico, quello che segna, quello che la mette sempre dentro, no? Il bomber è quello che si fa notare per i suoi modi, il suo stile, i suoi eccessi anche, i suoi atteggiamenti, diciamo. Poi se è anche prolifico, meglio ancora. Ah, certo, sì, c'è chi abbina entrambe le qualità, come il nostro Bobone. Apro un attimo una parentesi, no? Sì. Vedete che ogni tanto appare questa foto che è la creazione del bomber, no? Esatto, sì. Dove c'è appunto questo quadro famosissimo, sì. Al posto delle teste, insomma, di santi, eccetera, eccetera. Sì. C'è Bobo Vieri che tende la mano, tende il dito a Moscardelli. Quindi un po' il bomber, che è anche bomber sul campo e fuori, Bobo Vieri, e Moscardelli che insomma più che altro si è fatto notare in questi anni per questa sua barba un pochettino più fuori dal campo, esatto, che nel campo, anche se ultimamente dobbiamo dire che Moscardelli si sta facendo vedere anche per grandi prestazioni in infatti campo. I bomber, io volevo farti questa domanda: quali sono i bomber che più vanno, insomma, nel bomberismo, che sono gli idoli, diciamo? Praticamente, come l'avete detto voi, Moscardelli in questo momento lo spiega anche il disegno, la creazione, no? C'è stato questo passaggio di consegne quasi mistico. Mistico addirittura. Guarda che belli che siamo in foto. Sì, sì. Questi sono i bomber, gli admin della pagina, che salutiamo tutti quanti. No, comunque sì, adesso come adesso invece ci sono, oltre al Mosca ci sono altri... bomberoni, si può, l'anno scorso mi ricordavo bene che c'era Bentner, ha dato spettacolo. Ho sentito prima anche la chiamata di Chirico, insomma, se lo ricorderà bene, se lo ricorderà bene tutti gli juventini. E anche chi abitava a Torino per le serate, insomma, sicuramente. Esatto, sì, per il suo amore per le bionde, specifichiamo qua le bionde, però. Un po' tutte, anche perché ricordiamo una foto in cui andava a ritirare la medaglia, insomma, per aver vinto il campionato, e c'era lì una biondina e lui era lì che baccagliava subito. L'unico che si è fermato a salutare le due modelle educazione. Tra l'altro, Bomber, tu sulla pagina hai lanciato un sondaggio, no? Sì, esatto. Sì, ho chiesto appunto a quale bomber si vogliono ispirare, si ispirano, insomma, i nostri amici, i vostri fan. Sì. Diciamo che Hubner, perché è considerato un vero bomber. Ah, Dario Hubner. Dario Hubner. Sì.
Zampagna per vino, costine rovesciate. Beh, certo, certo. Non manca nulla, direi, da questo punto. Assolutamente. Poi c'è chi invidia Iaquinta per il massimo fatto ottenuto con il minimo sforzo. Un ingaggio importante in una squadra importante senza mai giocare. Ha vinto anche scudetti, quindi nel senso... Ha vinto anche scudetti, beh, sì, vero. Assolutamente. Buffon per la vita dedicata a preghiera e meditazione. Notiamo durante le partite. Esatto, sì. Esatto. Poi c'è chi si ricorda ancora oggi il nostro amico Barone che fece quello scatto nel 2006 che insomma non gli valse il gol, però. Però insomma. È vero, sì. Con perché anche Simone Barone fu campione del mondo con l'Italia di Lippi, no? Quindi, esatto. Insomma. Quindi... Anche Zaccardo, ricorderai. Anche Zaccardo, certo. Vincenzo Iaquinta, aveva anche segnato. Anche segnato. Sì, quindi sì, insomma. Ma Bomber, nessuno ha citato un bomber storico, forse uno dei precorritori del, del bomberismo, che era George Best. Sì, qualcuno l'ha citato. Però è più fine, è più di classe. Esatto. È stato il fondatore del bomberismo. Avrei contattato Best se ci fosse stato Facebook ai tempi, insomma, chiamarsi bomber in Inghilterra sarebbe stato George Best. Sicuramente George Best. Coles Bomber, esatto. Tipo una roba del genere. Bomber. Without Merity Sportiers. Sì, qualcosa del genere. Esatto. Sicuramente sarà così la produzione. Bomber, noi ti ringraziamo davvero per essere intervenuto in trasmissione, per la collaborazione che dura da tantissimo tempo. Le foto che noi mandiamo, i video sono trovati dagli amici, chiamarsi Bomber tra amici senza parenti, meriti sportivi. Per i pochi che non si sono ancora iscritti, iscrivetevi, esatto, alla pagina Bomber. Noi ti ringraziamo, vi aspettiamo in trasmissione tutti Bomber qua allegramente, facciamo una bella festa quando volete. Certo, Bomber, grazie. Io ringrazio voi per lo spazio, grazie a voi. Ciao Bomber, grazie mille. Un saluto anche a tutti gli altri Advin, ovviamente. Ride di calcio e loro insomma sono maestri in questo, perché davvero sulla pagina trovate tantissime foto, tantissime notizie, anche esatto, curiosità, no? Loro seguono i calciatori, li pizzicano nei momenti... Li seguono su Instagram, Twitter, che tra ormai l'altro li stanno assediando. Pizzicare è un termine sbagliato, perché non è che fanno gossip come Corona che va a beccarlo con le foto. No, loro pubblicano proprio queste foto, quindi non fanno niente di le mettono online, le mettono sul web e quindi diventano di dominio pubblico, vengono prese e usate dai bomber contro di loro. Ma a proposito di foto, cominciamo con le foto della settimana, altra rubricona che insomma trovate in questa spettabile trasmissione. Foto segnalate sia dai nostri amici di chiamarsi Bomber, ma anche da calciatori brutti, ovviamente, e anche pettinarsi come Pandev. Esatto. Quindi andate tutti, sono tutte pagine di Facebook a cui dovete mettere mi piace, mi raccomando. E vediamo, partiamo con Diamanti. Eccolo qua. Attaccante del Bologna, che insomma ha segnato domenica scorsa contro l'Udinese. Chissà, magari per festeggiare si è insomma dedicato a un'attività non proprio da calciatore professionista. Corta, cappello in barattolo. E soprattutto bicchiere piccolo, ovviamente, quello che ha nella mano destra. Giovinco con i compagni di classe, lo vediamo in una gita in spiaggia al mare, eccolo qua. Aveva ragione Conte allora, che Giovinco ha 10 anni. 10 anni praticamente, questo è Giovinco. Con l'accompagnatore dietro. Evoluzione di destro. Vi abbiamo fatto vedere la scorsa settimana fino al 2014. Esatto. Chiamo destro, attaccante della Roma, e che si è ingrossato leggermentissimamente tra il 2012 e il 2013. E il 2014 sarà così. Nel 2015 praticamente è Hagrid di Harry Potter. Volevo ringraziare Alessandro che ci ha segnalato questa foto sulla nostra email Flop Calcio. Sì. Esatto. Andiamo avanti. Questo è un fermo immagine della partita del Derby d'Italia di domenica. Jonathan che insomma si esibisce in un calcio al volo. Cioè, cosa vuol prendere in questo momento Jonathan? La palla, non si sa quale. Palla è chiaro. O è le chiaro. Palle forse. È chiaro. Eccoci qua. Questo è Neuer invece. Che va su un altro pianeta. Praticamente Super Neuer. Portiere del Bayern Monaco. Esatto, del Bayern Monaco, che si esibisce in questo fermo immagine. Non so cosa stesse facendo in questo. No, ma lui si allena così. Praticamente rimane sospeso in aria per circa 15 minuti. Però vedi, è verde criptonite, quindi magari potrebbe avere. Però dovrebbe cadere tecnicamente. Wayne Rooney, ieri in Champions League, si è presentato con una faccia veramente imbarazzante. Notiamo le somiglianze. Esatto, un paragone, questi erano i ladri. Questo è Wayne Rooney e Fellaini. Esatto, e questi erano i ladri di Mamma persa l'aereo, Joe Pesci e l'altro attore. Già assomigliano effettivamente. Sono loro, mancano le piume a Rooney. Soprattutto Rooney con Joe Pesci. La fascia per proteggersi dalla ferita. Questa è una foto di classe. Esatto, questa è una foto di classe. Perché è bello il calcio, non è solo per gli uomini ma anche per le donne. Allora, questa ultra del Cagliari in trasferta. Siamo a Firenze, Cagliari che pareggia con Piniglia e la tifosa del Cagliari reagisce così sportivamente. Ma a Cagliari insomma sono abituate queste.
reagito così? Perché avrà reagito così? Perché a Cagliari sono abituati a questo, lo vediamo. Il presidente Cellino una volta esultò così, allora... Anche i tifosi ovviamente prendono spunto, ovviamente noi scherziamo, però è una cosa che insomma è uscita questa domenica scorsa, carina. È molto insomma, fine no. come immagine. Però è accaduto, accade anche questo sui campi di calcio di Serie A e non solo. Ma a questo punto abbiamo detto il Napoli all'inizio come apertura, abbiamo parlato un pochettino di Milan, abbiamo parlato anche di Juventus, continuiamo a parlare di Juventus perché abbiamo avuto Chirico in collegamento telefonico con anche con Antonio Conte. Ma noi siamo andati a una conferenza stampa. Ogni settimana ormai va bene, lo sapete, ricordiamo. Che Lombardia ci dà la possibilità di andare delle conferenze stampa. Abbiamo fatto Benitez, Guidolini, settimana scorsa Conte, ma il personaggio della settimana era un po' Conte. E allora, l'abbiamo già detto sotto le critiche. Okay? Esatto, sotto le critiche per il pareggio con la squadra danese. Allora quindi... abbiamo detto, mister, questo attacco non funziona. Conte si è... l'ha presa malissimo. Si è arrabbiato tantissimo. Malissimo. Noi ricordiamo che Conte si è lamentato per la cessione di Iaquinta proprio con noi, notizia che ha fatto il giro del web, e andiamo a sentire cosa ha detto Conte sull'attacco della Juve. Andiamo a sentire. E io mi devo sentire altamente criticato, e questa è una cosa incredibile. Da chi? Da chi scrive sul giornale? Sapete cosa hanno scritto sul giornale? I titoli messi sul giornale? Li avete letti? Forse sono passati inosservate tutte le occasioni avute, i pali. A me no. Le occasioni e i pali che significano? Non l'abbiamo buttata dentro neanche a morire. Non abbiamo messo dentro palle importanti neanche col fondo schiena. Questo dicono. Agghiacciante quello che dicono. Agghiacciante quello che dicono. Ma questo a me non interessa. Ma ai giornalisti non interessa questo. Non interessa che abbiamo lasciato andare. Che abbiamo venduto. A voi interessa solo parlare di pareggiamento. Pareggiamento? Pareggiamento dato di fatto. Il pareggiamento dato di fatto, che è stato fatto purtroppo per l'assenza di un grandissimo attaccante. Io Antonio mi sento dire sul mercato, sai, forse Vincenzo Iaquinta, visto che abbiamo già tanti attaccanti, Giovincolo, Oriente, perché dobbiamo confermarlo? Vendiamolo! Io indignato, io ce n'erano tantissimi altri che potevano essere venduti al posto di Vincenzo. Hanno venduto Vincenzo, il più buono, Vincenzo Iaquinta. È una vergogna, è una vergogna. Ora lo posso dire che abbiamo quasi perduto tra virgolette con loro, che c'è ancora un ritorno, per fortuna. Questo era quindi mister Conte, l'ha presa inviperito. Ha ripreso il termine e io mi devo sentire. Continua a parlare, è scatenato Conte. Beh, inviperito Conte, speriamo si tranquillizzi. E... a proposito di pareggiamenti, noi andiamo in pareggiamento con la pubblicità e poi torniamo qua per l'ultima parte di Flopcast. Arriva mister Allegri.